Pace bene carissimi, ecco, un professore di Cagliari del liceo scientifico, un professore di religione, mi ha chiesto una testimonianza per i suoi ragazzi che io estendo a tutti i giovani e a chi si sente giovane. Sul tema del coronavirus, citando qualche tema teologico, spirituale e dottrinale. Tema teologico, prima di parlare di tutto alla luce di Dio, dobbiamo avere la garanzia che Dio esiste. Ed è chiaro che Dio esiste perché se noi diciamo che questo cellulare, questa telecamera, si è creata da sola, ci autodaremmo degli scemi, degli imbecilli, come, dice il Signore nel Salmo 39, non siate come mule e come cavallo, perché se questo cellulare l'ha creato un'intelligenza, siamo certi, è oggettivo questo, quest'altro cellulare vivo, fatto col pelle screen, telecamerine, microfonine, altoparlante, alla fine snodo, sinapsi, alla fine poi equilibrio qua. Ma si è fatto da solo? No, l'ha fatto un'intelligenza superiore, che noi non abbiamo le facoltà per poter fare uno di testa nostra, un corpo in carne e ossa e con tutti i suoi aspetti medici e scientifici che ha. Questo è l'aspetto, ecco, teologico che riprende Sapienza 13, Romani 1, Concilio Vaticano I, Concilio Vaticano II, come dice anche l'ultimo, il Concilio, che è più fresco, dice così, che è tra i documenti più importanti della Chiesa Cattolica, dove tutti i vescovi insieme al Papa si sono espressi. E il Concilio, a riguardo di questa fede certa, dice che noi con la sola intelligenza, ragionando sul creato, il massimo del creato, lo dicevano anche i filosofi alla fine, è l'uomo maschio e femmina, noi possiamo risalire con certezza all'esistenza di Dio, cioè a un creatore che ha fatto la creatura. Ecco, allora, i santi, e l'aspetto spirituale, sono persone che come noi hanno conosciuto la maggior parte di questi santi, come Sant'Ignazio de Loyola, come San Francesco d'Assisi, come Sant'Agostino, il mondo, l'hanno conosciuto, come lo conoscete voi, come l'ho conosciuto io, sottoterra, da destra a sinistra, chi più chi meno, e poi come l'acqua che è messa, c'hai sotto la pentola il fuoco, incomincia a bollire, anche loro nella sofferenza hanno cercato la luce e l'hanno trovata. Giustamente, oggi noi ci chiediamo, ma perché il Signore permette questo coronavirus che ci mette tutti in clausura? Per noi è un po' più facile perché la clausura ci siamo abituati, ma per chi non ci è abituati è difficile. Però sul coronavirus possiamo, ecco, riprendere un insegnamento filosofico. Su Susanna che sta facendo la registrazione, insieme a Soreffa da qua che ci fa compagnia, lei è laureata in filosofia specializzata, mi correggerà se sbaglio, la filosofia moderna, che non ho fatto tante di queste materie quando ho fatto la specializzazione, sempre diceva una cosa, sempre la stessa storia, che tolgono, in parole povere, la divinità a Gesù e quasi si mettono loro al posto di Dio, no? Quindi a partire da Kant, da Hegel, da Spinoza, alla fine tutto quello che volete. Ma che se la filosofia moderna e anche postmoderna ci considera noi che la divinità siamo noi rispetto alla natura, ma dov'è questa divinità? Che moriamo? Ma dov'è questa divinità che viene un virus del cavolo piccolino piccolino e ti atterra come un pidocchio alla fine schiacciato da un elefante? Ma dov'è tutta questa divinità? E allora il Signore attraverso questo coronavirus che non l'ha mandato lui ma l'ha permesso, chissà com'è questa storia del coronavirus, è tutto un mistero, ci fa capire, ma tanto prima o poi, non lo sai che c'è l'altro coronavirus della morte lo stesso, e quello prima o poi è per tutti, quindi certa è questa cosa, come si dice, no? È sicura come la morte. Invece noi se abbiamo l'altra certezza che dice il libro di Osea, è sicura la sua venuta, è sicura come l'aurora, quindi certa la sua venuta come l'aurora, non sicura come la morte, ma la sua venuta è sicura come l'aurora. Allora io non credevo. Ho chiesto la garanzia, la certezza, come San Tommaso, la prova nella mia intelligenza, nel mio cuore, che è tutto vero, e quindi ho visto che mi deve fare. Più di ammazzare non mi può. Se io mi sforzo di essere in grazia, me ne vado direttamente alle Bahamas Eterne. E quindi sì, devo essere prudente, devo mantenere le distanze, devo rispettare le leggi di Cesare, cioè della nazione in cui mi trovo, e quindi anche dell'organizzazione mondiale alla fine sugli stati per quanto riguarda di difenderci da questo coronavirus, non solo per noi ma anche per non trasferirlo agli altri se fossimo portatori di questo virus, non lo sappiamo se facciamo tampone eccetera, però quello che noi ci deve interessare è una cosa, che di sicuro tutti moriremo. Allora, come diceva il mio vescovo, ma ci stiamo pensando a risolvere il problema della morte? Questo è il vero enigma. Ma prima o poi moriremo tutti, la vita piace a tutti, e quindi Gesù ci dice, ma se la volete, oltre alla morte, io vi do l'altra vita, ma quella eterna, ma non solo con l'anima, alla fine dei tempi, anche con il corpo. Questa non è la mia dottrina, è la dottrina di Gesù e della Chiesa Cattolica. È dogmatica perché noi alla fine
nel credo degli apostoli, diciamo credo nella risurrezione della sarx della carne, quindi questa qua risorgerà. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue, dice Gesù, chi si sforza di fare la comunione, ha la vita eterna e quindi già la vita di grazia ora, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi anche se uno muore, Gesù dice, vivrà. Hai dubbi? Ce l'avevo anche io. Ce l'aveva anche Tommaso, non d'Aquino, ma Tommaso Apostolo. Ha cercato le prove e Dio gliel'ha date, come dice negli Atti degli Apostoli, la scrittura, che Gesù dava molte prove della sua risurrezione. In Isaia dice: venite, consigliatevi insieme, manifestate le prove. Quindi se, non sono chiacchiere, ma ci sono delle cose oggettive che Dio ha lasciato nella storia e in alcuni eventi, che se uno si ci impegna e riflette, crede con certezza che c'è l'aldilà, quello bello, e c'è anche l'aldilà, quello brutto. Che cosa noi vogliamo? Allora cerchiamo, scaviamo come fanno i veri filosofi, quelli veri, quelli diciamo in Sicilia, quelli maschi, nel senso senza togliere niente alle donne, quelli che veramente hanno una retta ricerca, come Santa Benedetta della Croce, ecco, per dire una filosofa donna, ha cercato la verità e in un baleno era atea, alla fine in una notte ha letto il libro di Santa Teresa d'Avila e in una notte, grazie alla testimonianza di una coppia che gli era morto un parente, e ha detto a loro: ma come fate ad essere così sereni in un momento di morte? E loro hanno risposto a lei: noi crediamo in Gesù e che Gesù ci risorgerà dalla morte, quindi perché disperarci? E gli hanno dato il libro di Santa Teresa d'Avila, Il Castello Interiore, Le Sette Stanze. Lei l'ha letto in una notte da ricercatrice della verità, la vera ricercatrice di saggezza, di sapienza, e la mattina ha detto: questa è la verità. E da atea è passata da credente è passata alla fine da cristiana perché era ebrea. È passata da cattolica è passata da suora è diventata martire e quindi santa. E allora, se Dio ci è riuscito con Santa Benedetta della Croce e ci è riuscito anche con uno come me, io ancora non sono santo, però ci voglio diventare, a staccarlo dall'ateismo alla certezza, il coronavirus, che ci deve fare noi che crediamo? Non ci può fare niente. Quindi prudenti, perché la vita ci serve per fare la volontà di Dio. Però neanche così asmatici, perché come Sartre, no? A proposito di filosofia, diceva: l'altro è l'inferno. Ma quale inferno? L'altro può essere che c'è il virus, ma la che va che passa, ma mica mi ammazza questo virus. Ma anche se mi ammazza, ma io ci credo alla vita eterna oppure no? Se ci credo, bene, testimonialo, testimoniamolo. Se non ci crediamo, allora preghiamo come io ho fatto, e dalla speranza con la S minuscola che forse Dio c'è, passiamo alla certezza e, che Dio c'è, e alla speranza con la S maiuscola, che in greco significa elpis, cioè viene da lei elpis, che significa attesa. Quindi io con certezza credo che Dio esiste e che Gesù è risuscitato dalla morte. Con la speranza io attendo, elpis attendo, quello che il Signore mi ha promesso, della Sacra Scrittura, che io credo alla Sacra Scrittura, per esperienza, come le istruzioni alla fine di un telefonino oppure di una stampante, se tu le metti tutte in pratica ti funziona con la gege, se no non funziona. Così anche noi, tra virgolette, siamo gli aggeggini di Dio, che se mettiamo in pratica quello che c'è scritto qua nell'istruzione della Bibbia, allora noi funzioniamo e siamo gioiosi e portiamo la pace, perché sappiamo che la morte e il coronavirus e qualsiasi spirito malefico non ci può fermare, perché ci attende la vita eterna. Che il Signore vi benedica. Se volete saperne di più, andate su fratepoveri.net, è tutto gratis, cliccate, schiacciate e troverete qualcosa di buono che vi può far avanzare nel cammino della vita eterna. Pace e bene e auguri di santità e di vera felicità eterna.